Bene, ritorniamo in studio, ritorniamo per parlare di un'altra manifestazione, una manifestazione che si è svolta come Galcetti in contemporanea la domenica 2 dicembre 2012. Era la Maratonina Vitello d'Oro, precisamente alla 35esima edizione. Siamo ad Ellera, quindi nel comune di Fiesole, e Fabrizio Ginevretti, qua, che è il presidente dell'associazione che ha organizzato, ci darà qualche ragguaglio sulle immagini realizzate invece da Linda Betti. Innanzitutto ti interrompo prima di Ah, bene. partire, Fabrizio. Maratonina Vitello d'Oro, questa è una curiosità che mi devi togliere e devi togliere ai podisti, da dove deriva? Ma è buone, questa, innanzitutto buonasera a tutti. Questa boh, è una leggenda che sinceramente non so neanche io, o perlomeno la so ma non la so raccontare, perché Cita dice che nella zona che tra Ellera e Monteloro sia nascosto questo vitello d'oro, ma si risale già a 35 anni fa, quindi io non ne so niente di più. Si è perso qualche Sì, traccia, si è si è perso. perso qualche traccia. E invece noi andiamo sulle tracce dei podisti che sono già pronti nello schermo. La corsa è una non competitiva, valida per il trofeo WISP 2012, nono trofeo Franco Pollastri, terzo trofeo Bruno Biasiolo, 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 pardon, sì. scusate, infatti ho guardato proprio perché ero indeciso su dove mettere l'accento. Ritrovo alle 8 al circolo ricreativo Murri a Ellera e poi la partenza alle ore 9 per 15, 6 o 3 km. Fabrizio, un percorso, mi immagino, conoscendo la zona, abbastanza impegnativo e bello come scenario. Sì, si parte subito da questa località che è Le Falle, si parte già quasi in salita, fino ad arrivare al culmine che è Monteloro, dove noi abbiamo sempre istituito un punto di ristoro. Da lì si prosegue, poi a un certo punto si entra in una zona che è sterrata e all'incirca lì i podisti fanno un altro chilometro, chilometro e mezzo di sterrata, e poi ritrovano la strada asfaltata per poi riscendere giù a Compiobbi, e l'ultimo tratto di un chilometro è sulla via Retina che porta a Ellera. Passiamo, mentre le immagini stanno passando, tutti questi bravi podisti che anche loro hanno sfidato un po' l'intemperie, perché se non erro non era una bellissima giornata il 2, o non sto No, andando troppo indietro con il no, 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 tempo. no. Infatti quest'anno ci eravamo un po' preoccupati perché già il sabato mattina, quando siamo andati a segnalare tutto il percorso, c'era un bel sole e tutto. Poi siamo arrivati al sabato pomeriggio, abbiamo cominciato a cascare la prima acqua e pensavamo già al peggio. Invece siamo contentissimi perché abbiamo avuto 360 podisti, quindi per noi è sempre un bel successo, insomma. Rispetto anche all'anno scorso ne avevamo avuti 300 e qualcosa, abbiamo incrementato nonostante il tempo e non è andata tanto male, anche perché poi gli anni passati avevamo avuto anche la neve, quindi insomma è stata una bella giornata lo stesso. Sì, abbiamo, come dire, retto alle Sì. intemperie. Massimiliano Biasiolo, che mi immagino vedere il trofeo Bruno Biasiolo, c'è Sì. qualcosa che, come dire, si ragguaglia Sì, insieme. Prego. innanzitutto buonasera a tutti, sì, in memoria del babbo che per tanto tempo, anzi dall'inizio che è nata la Polisportiva Ellera, è stato uno dei rappresentanti forse più importanti, e è venuto a mancare nel 2010, e quindi sì, in memoria a lui, e questo è sempre un bel ricordo per me, al momento ci si arriva tutti gli anni. E niente, il tracciato nostro è molto bello perché tutte le persone che vengono a farlo poi se lo ricordano per tanto tempo, perché in effetti il tracciato è molto bello e c'era tanta gente, Si vede questo. anche la partecipazione dai podisti, diciamo che Sì. vanno forte, passatemi il Sì, a termine, chi viene a fare la alle persone con le scampagnata. stampelle Sì, addirittura, sì. che hanno camminato anche per una bella Sì, poi passeggiata. molte volte quando si arriva a Monteloro e magari si parte giù che c'è nebbione, sono queste giornate a dicembre sempre cupe, si arriva su Monteloro e c'è un sole stupendo che ti porta in un paesaggio prima di riscendere a Compiobbi, è qualcosa di fantastico. Difatti noi podisti della zona ci alleniamo tanto su quel tracciato lì e
Una cosa molto carina, sì. Perfetto, passiamo invece il microfono a Iuri Lusi qui accanto. Di cosa sì. ti sei occupato, Iuri? Io per la corsa sono il parcheggiatore ufficiale. Parcheggiatore ufficiale della corsa, ci vuole anche quello perché sì. c'è sempre bisogno. Sì, durante l'anno però si manda avanti la polisportiva con feste, cene sociali. È una cosa che va tutto l'anno per arrivare alla corsa, che è l'apice per la polisportiva dell'Ira. Sei un podista, Iuri? No, io gioco a pallone per ora. Vado. Quindi sei un atleta, comunque. Sono il cassiere della polisportiva. Comunque anche. Un atleta sei, in sì, certo sì. senso giochi a calcio. Gioco a pallone, finché gioco a pallone a correre. Fatto a Firenze del gel una volta mi bastava. E questo, vabbè, scherzosamente, giustamente, è bastato fare normalmente. Coloro che giocano a calcio, quando nel periodo di attività, non amano molto le corse lunghe. Non fatti 16. Ma poi lì, dopo, quando smettono, si mettono veramente a correre. Si mettono. Non si può star fermi. Si invecchia, se no. Ci credo. Fabrizio, invece, ritorniamo a noi. Siamo ai passaggi. Dove siamo? E diciamo quanto manca nella zona della... Ah, qui siamo già verso il 12°, 13° chilometro. Siamo quasi arrivati a Compiobbi. E qui finisce, ecco, la discesa. Poi quando si arriva proprio a Compiobbi, l'ultimo tratto è 1,5 km, che è tutta piana. Sulla via Retina è tutto. Ecco, una cosa che leggevo guardando il vostro volantino della manifestazione, un ringraziamento per il contributo, per coloro che contribuiscono alla lotta della distrofia muscolare. Questo credo sì. che sia un bell'impegno anche da parte vostra. Sì, questo è già, non so, 7-8 anni l'abbiamo pensato di fare, perché in zona da noi c'è una sede della WILDM. Bene, e avevamo pensato insieme al babbo di Massimiliano di devolvere un contributo, sono 50 centesimi su ogni partecipante alla distrofia muscolare. Questo l'abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare sempre, insomma. E quindi una parte del vostro premio di partecipazione è andato proprio sì. Come dire, a una giusta causa, che è proprio la lotta per la distrofia muscolare. Monte Loro, circolo ricreativo di Monte Loro, che mi immagino dobbiamo ringraziarlo sì. per la parte logistica. Sì, no, noi a parte il circolo di Monte Loro lo ringraziamo, perché ormai da sempre ci danno l'appoggio la mattina per fare il punto di ristoro agli atleti, ma con questo ringraziamo anche gli altri tre circoli della Valle dell'Arno, che sono Ellera, Compiobbi e Girone, perché ognuno in qual modo, insomma, ci aiuta a far sì che questa corsa tutti gli anni la possiamo fare. Io, a proposito di corse, approfitto per ricordarvi, per darvi una notizia, una correzione a quanto è stato descritto sulla nostra rivista Podismo e Atletica. Si correrà il prossimo 23 di dicembre la seconda edizione del Corri con Babbo Natale alle Spianate di Altopascio. Una correzione: la partenza, essendo una non competitiva, sarà libera dalle 7.30 alle 8.30 e non come invece pubblicato alle ore 15, quindi domenica mattina 7.30 fino alle 8.30 si potrà partire liberamente, ripeto, Altopascio di Spianate, il secondo Corri con Babbo Natale. Questa era una correzione dovuta per gli amici di Graziano che organizzano questa manifestazione. Prego, ritorniamo invece a commentare queste immagini che tra poco ci faranno vedere proprio la zona finale del percorso insieme a Fabrizio. Qui, come vedo, siamo sempre nella zona, diciamo, si chiama la zona di Torri, dove c'è una chiesa, la chiesa di Compiobbi. Si sta scendendo e poi penso, insomma, da lì a poco si arriva in piazza Mazzini. Per poi proseguire, ora qui ancora siamo, le immagini ci portano sempre... Tra poco arriveremo più vicini alla zona d'arrivo. Massimiliano invece, sei un podista, l'hai dichiarato prima, quindi... Sì, sono un podista, ho smesso di giocare a pallone... Ecco, allora, perfetto, prima parlavo con Iuri... Ho smesso di giocare a pallone e con Iuri ho fatto la prima mia corsa, la Firenze del Gello, più che altro per un tipo di scommessa tra noi due, e poi a me mi è preso la passione, sono andato... Invece Iuri ha abbandonato definitivamente. Iuri proprio...
abbandonato subito perché un fa per me, però poi io sì, sono cominciato a fare maratone, New York, Parigi, Berlino, Firenze 4 o 5 volte, 2 o 3 passatori, insomma qualcosa ho fatto. Quali saranno invece i tuoi prossimi impegni? Passatore, New York? Ora maratona di Roma è 17 marzo. 17 marzo stiamo preparando la maratona sì, di Roma. Poi passatore di nuovo. Su che tempi siamo? Diamo qualche ragguaglio. Io sto sui 3,50 la maratona. Quindi il muro delle 4 ore intanto è abbattuto e non è poca cosa. Sì, sì, comunque noi abbiamo un atleta che purtroppo stasera è fuori per lavoro, ma è sempre con noi. Gabriele Sottani, che lui l'ultima maratona l'ha fatta entro i 17. E quindi cominciano a essere tempi abbastanza, diciamo, di rispetto. Sì. Maurizio, vorrei, oggi che ti abbiamo premiato, tu che corri per la Polisportiva Oltrarno, che hai stradato la figlia Eva, sempre sì, sulla strada dell'atletica leggera, nell'Assi Giglio Rosso, che stasera vi siete tutte e due abbigliati proprio per rappresentare anche la vostra società. Hai corso, hai mai corso questa gara? Sì, 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 quasi tutti gli anni. E purtroppo quest'anno ci avevo mal di gola, e è una bellissima corsa, impegnativa, perché tutta salita all'inizio, però bella, soprattutto la seconda parte, nel bosco, insomma, e nello sterrato. E poi mi ricordo, ora non so se l'hanno fatta anche quest'anno, ma mi ricordo i cenci al ristoro all'arrivo, che sono buonissimi. E quello non l'ha detto nessuno. No, la signora purtroppo è il primo anno che vengono a mancare i cenci. Eccoci, però no, è una bellissima gara. Fabrizio, pasta asciutta per tutti, una cosa molto amata dai podisti alla fine della corsa. Ma questa è stata un'idea sempre di babbo di Massimiliano, disse... Invece i soliti classici ristori con insomma frutta, biscotte, si fa la pasta asciutta. Siccome siamo nel periodo dell'olio, noi lì in zona insomma abbiamo tante fattorie, ho detto proviamo pasta asciutta all'olio. Mi immagino che i podisti non hanno apprezzato per niente. No, a quanto pare apprezzano moltissimo, perché forse va via più la pasta asciutta e poi tutto il resto. Cioccolata e tè forse lasciano stare. Sì. Più è meglio un bicchiere di vino e un piatto di pasta asciutta, anche se poi insomma voglio dire siamo intorno alle 11, 11 e mezzo, quindi qualcuno comincia ad avere già fame, si comincia a sentire i profumi del pranzo, bravo. Perfetto, qui invece siamo arrivati, siamo pronti per la pasta asciutta e quindi abbiamo cambiato anche la zona delle nostre riprese. Dove siamo? Qui siamo all'interno, cioè siamo all'arrivo, che è all'interno del circolo Renato Muri di Ellera. Come vedete, insomma, il cancello, quella è la via Retina, che è molto trafficata, però molto probabilmente forse dall'anno prossimo, se verrà inaugurata la nuova variante... Sperici qualche novità. Quindi c'è questa nuova variante e molto probabilmente, se ci riusciamo, partiremo di nuovo dall'interno del circolo di Renato Murri, come era all'inizio. All'inizio partivano proprio dal circolo per poi arrivare alle falle e salire su a Monteloro. Negli ultimi anni, per problemi di viabilità, abbiamo dovuto spostare la partenza alle falle, che all'incirca sono 600-700 metri dal circolo. Quindi se ci inaugurano questa nuova strada, ripartiremo dal circolo di Renato Murri. E quindi il prossimo anno la maratonina Vitello d'Oro, che vi ricordo sono 15 chilometri non competitivi, potrebbe avere un percorso diciamo più tranquillo rispetto a quello che è il traffico. Sì, anche se poi insomma qualcuno già ha l'idea di farla non proprio competitiva ma semi-competitiva, se ne sta valutando un po' tante situazioni, anche perché poi... Per poter vedere anche qualche classifica poi. Sì, anche, più che altro per lo sforzo che è notevole insomma. Però qualcuno già comincia a volerlo, quindi guarderemo che si potrà fare.